Si avvicina sempre di più questo 15 ottobre e si avvicina in un tempo nuovo che ci sembra sempre, che ci lascia sempre più interdetti, sempre in grado di stupirci. C'era un tempo, invece, in cui in molti dicevano vogliamo tutto e subito, e qualcosa e subito lo ottenevano, l'hanno ottenuto. Il diritto del lavoro, lo stato sociale con tutti i suoi limiti, l'accesso, almeno sulla carta, scuola e università. Oggi a dire vogliamo tutto e subito sono i mercati, con la differenza che loro stanno ottenendo tutto e subito. Ma attenzione, non lo ottengono perché lo chiedono, lo ottengono perché decidono, perché l'unica decisione della politica oggi è cessione di sovranità ai mercati, che non sono evidentemente enti astratti senza nomi precisi e responsabilità precise. E chiedono e ottengono tutto e subito. In una società in cui l'unico spazio di legittimità del conflitto sembra essere quello della guerra alla società, della guerra alla democrazia. Ed è questo l'attacco che subiamo. Il resto, le conseguenze sociali, sono frutto di questa rottura. Di questa rottura che ci impone come priorità di riconquistare democrazia, di riconquistarla, costruirla e praticarla. Praticarla all'interno dei movimenti, nei luoghi della formazione, nei luoghi del lavoro, ricostruirla e conquistarla in ogni luogo. Praticarla tra di noi, consapevoli di quel che siamo, consapevoli del fatto che il nostro percorso, che rappresenta una parzialità, una bellissima parzialità, ma sempre una parzialità di quello che siamo in grado e è possibile che succeda in questo paese, deve restare uno spazio aperto, attraversato di discussione e di capacità di moltiplicazione delle lotte. Perché solo moltiplicando le lotte noi possiamo riaprire degli spazi di democrazia. Guardate, perché solo se siamo in grado, non soltanto di porci l'obiettivo rivendicativo di riconquistare spazi di democrazia e quindi dire, pensare al meccanismo nuovo di democrazia di prossimità negli enti locali, pensare a come la costruiamo nelle scuole e nelle università, facendo votare gli studenti sulle decisioni e non soltanto accettando meccanismi di delega, come la difendiamo sui luoghi del lavoro e così via, o come diciamo a livello nazionale che vogliamo anche altri strumenti di democrazia. Penso al fatto che dovremmo pensare a come far sì che gli strumenti come quello dell'iniziativa di legge popolare funzionino e obblighino il Parlamento a discutere e ci consentano di darci uno spazio di proposta concreta e di capacità di portarla a casa, capacità di mettere alle strette chi sta lì dentro all'esprimersi sui temi che noi vogliamo. Perché costruire democrazia, ricostruire democrazia, tanto sul piano nazionale quanto sul piano internazionale, in Europa, è possibile soltanto se noi abbiamo, da un lato, lo sguardo alle rivendicazioni, dall'altro, noi pratichiamo democrazia e costruiamo contemporaneamente uno spazio di elaborazione, di discussione, di avanzamento qualitativo che sia in grado di ricostruire speranza. Perché non possiamo, di fronte alla rottura di ogni meccanismo democratico, semplicemente accettare di fronte all'impotenza qualunque reazione. Perché se vogliamo ricostruire questi spazi, se vogliamo riottenerli, dobbiamo da un lato comprendere la rabbia, dall'altro ricostruire speranza. Lo facciamo se definiamo l'alternativa in termini molto chiari. Da un lato, elaborazione, dicevo prima, perché l'alternativa oggi, di fronte alla degenerazione berlusconiana, all'anomalia italiana, l'alternativa può essere anche la serietà al governo di propria memoria, che non penso nessuno possa minimamente reputare l'alternativa di cui parliamo. L'alternativa oggi è rottura dei meccanismi di controllo dei mercati sulla democrazia, è riconquistare gli spazi decisionali, è costruzione di un nuovo stato sociale, di un nuovo welfare, è difesa di tutti gli spazi pubblici in cui noi viviamo, in cui dobbiamo oggi costruire anche uno spazio di resistenza. Di resistenza perché non possiamo pensare che ci sia stato semplicemente un cambio di fase per cui si è aperto con il referendum e tutto va bene. Tra quest'anno e il prossimo oltre 200.000 studenti rischiano di essere espulsi dall'università per un taglio del 95% delle borse di studio. Di che avanzamento parliamo? L'avanzamento lo dobbiamo costruire noi, consapevoli del fatto che serve una fase lunga di lotta e resistenza.
alternativa non può essere che qualificata e conquistata giorno giorno a partire dalla differenza che esiste e che noi dobbiamo praticare con forza tra alternativa politica e alternanza di governo, che è una differenza sostanziale cui noi non dobbiamo mai venire meno. Il sistema è il sistema bloccato in Italia e oggi c'è ancora forme differenti, ma oggi l'alternativa di governo è il governo dell'austerity e noi a quella dinamica lì diciamo di no, perché è troppo facile un meccanismo in cui il governo, gli enti locali prima illudono e poi deludono ed entrano nella spirale del vorrei ma non posso perché c'è qualcuno sopra che mi impone di fare determinate scelte. Noi come soggetti sociali dobbiamo quindi riaprire una fase nuova in continuità con quello che è stato fatto l'anno scorso. In continuità vuol dire rottura di quello che è il linguaggio, rottura di quelle che sono le imposizioni, di quelle che sono gli schemi precostituiti. Vuol dire aprire una fase di conflitto, di lotta e di resistenza che sappia essere anche lunga e durare nel tempo e che il 15 ottobre sappia, e in questo 15 ottobre possa essere realmente non la giornata episodica che prova ad aprire una fase, ma che apra realmente una mobilitazione permanente al di là del dato della manifestazione nazionale poi sui territori che si fa. Torniamo il giorno dopo, rimaniamo, facciamo qualunque cosa in termini anche nuovi, sperimentando pratiche che consentono tante cose su produrre conflitto e riaprire spazi di discussione e di democrazia, perché non possiamo semplicemente puntare su portare centinaia di migliaia di persone in piazza. Dobbiamo far sì che quelle centinaia di migliaia di persone in piazza inizino a parlare, a discutere di come ricostruire questo paese, di come costruire uno spazio di alternativa, di resistenza qui dentro. L'obiettivo del 15 ottobre è guardare per noi studenti, guardando l'esperienza dell'anno scorso, concludo, affrontare il 15 ottobre da un lato ponendo anche a chi guarda quella data un elemento, i contenuti di quella data, la rifiuto della dittatura dei mercati sono elementi programmatici, politici, se non stai su quelli sei contro di noi. Dopodiché dobbiamo porci a dire come questo costruisce un grande elemento di consenso, di rottura di consenso intorno a quello che è il delismo alternativo, la mancanza di alternative che ci viene propinata, e dall'altro lato di consenso intorno a un movimento che se l'anno scorso è sceso nelle piazze, ha bloccato le strade, le stazioni e la gente intorno batteva le mani, l'obiettivo per noi è che quella gente scenda dalle loro case da cui batteva le mani, si unisca a noi e costruisca una grande fase, una grande mobilitazione, una grande lotta in grado di cambiare realmente le cose, perché l'alternativa o è concreta o è un'alternativa di società o non è.